quanto ci riguarda, la nostra situazione ad oggi deve essere molto chiara. Abbiamo turni casalinghi attraverso i quali dobbiamo assolutamente mantenere la posizione acquisita. Avremo trasferte attraverso le quali, essendo spareggi di fatto, dovremo cercare di guadagnare una posizione la migliore possibile. I turni casalinghi per mantenere la posizione sono delle trappole dal punto di vista mentale e non solo. Intendo dire che dovremo avere il giusto approccio a partire da domani contro Pesaro e dovremmo avere anche la preparazione tecnica, perché a maggior ragione andando verso la finale di stagione non esistono per questioni motivazionali partite facili. Pesaro è una squadra che deve credere in ogni singola partita con la disperazione obiettivo salvezza, deve credere di giocare per vincere ogni singola partita. È una squadra che con l'arrivo del nuovo playmaker Petty ha sicuramente migliorato la sua situazione tecnica rispetto all'andata, perché Petty è un giocatore che ha licenza soprattutto a campo aperto, ma comunque rimane un giocatore molto aggressivo a livello di pick and roll, di uno contro uno. Ha un giocatore terminale come Turner con libertà di giocare uno contro uno fronte a tutti i possessi. Ha il giocatore interno più redditizio a livello numerico e non solo, come Nosike, che è sicuramente forse la sorpresa reale di questa stagione regolare, più ha altri giocatori che possono andare in momenti diversi della partita a contribuire a questi tre giocatori importanti. Per noi è una partita sicuramente da affrontare con la massima determinazione, con la consapevolezza che vogliamo mantenere questa posizione acquisita, con la massima attenzione da un punto di vista difensivo, perché dovremo avere delle missioni di uno contro uno contro i terminali principali di Pesaro. Dovremo essere capaci a livello offensivo invece di sfruttare le nostre qualità, cercando di giocare insieme, di distribuire le responsabilità, di avere questo atteggiamento di giocare insieme, distribuire le responsabilità in modo che a turno ognuno di noi può essere protagonista. Ci serve una forza mentale, un atteggiamento soprattutto di livello, perché è un'occasione importante per mantenere, per fare un passo in più per mantenere questa posizione. Dobbiamo avere grande rispetto e grande attenzione nei confronti di Pesaro, ma soprattutto dovremmo avere la capacità, ed è il punto di partenza per cui a cascata poi costruire la nostra partita, che la possiamo decidere, la dobbiamo decidere, la vogliamo decidere noi.